Anche nell'inchiesta sullo scontro tra bande cinesi per il controllo della prostituzione potrebbe affiorare la palude, come il procuratore Giuseppe Nicolosi chiama l'intreccio composto da pezzi delle istituzioni o colletti bianchi e soggetti che vivono di illegalità. È uno degli elementi che salta agli occhi scorrendo le carte dell'inchiesta che hanno portato in carcere sei cinesi, accusati a vario titolo di estorsione, rissa aggravata dall'uso delle armi, lesioni, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Carte che hanno convinto il Tribunale ad accogliere tutte le misure chieste dai sostituti Lorenzo Gestri e Giampaolo Mocetti al termine dell'indagine affidata alla squadra mobile sul giro di prostituzione in alcuni alberghi della città. Uno degli arrestati, parlando con un connazionale dell'acquisto di un locale notturno, farebbe il nome di Lixia Detto Lucas, indicandolo come la persona che ha rapporti con la parte bianca e con la parte nera. Nelle carte si legge che la polizia giudiziaria attesta che l'espressione parte bianca è usata nella comunità cinese per definire le forze di polizia, mentre l'espressione parte nera fa riferimento alla parte criminale. Lixia, arrestato con l'accusa di aver tollerato lo svolgimento dell'attività di prostituzione nell'albergo del quale, dicono gli investigatori, era gestore occulto, sarebbe dunque considerato dai suoi connazionali l'anello di congiunzione tra i due estremi, forze dell'ordine e criminalità. La procura sta compiendo accertamenti su questo come su altri elementi. L'obiettivo è verificare se si tratti di un altro brandello di palude o se invece l'Ixia si vantasse con i connazionali di rapporti, amicizie e agganci, in realtà inesistenti, con le forze dell'ordine. L'inchiesta parla anche di due ravvicinati controlli all'hotel Luxury di Via Paronese, l'ultimo il 23 aprile scorso. Quel giorno vengono trovate identificate sei ragazze alloggiate in quattro camere, circostanza che diventa motivo di preoccupazione, secondo quanto si legge nelle carte, per Xie Lingling, detta Anna, unica donna a essere stata arrestata in questa inchiesta, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Una preoccupazione che convince l'indagata a pensare a un trasloco delle ragazze in altri alberghi, mossa che diviene tema di una serie di telefonate tra diversi soggetti, e in una di quelle intercettate dalla squadra mobile si sente un cinese dire a un altro che Lingxia ha detto che se dovessero esserci problemi, ci pensa lui a risolverli. Sul significato di questa affermazione sono in corso le indagini. Il giudice scrive in sintesi che non è possibile fare ipotesi, ma che la reazione di Lixia appare corrispondente con il suo profilo criminale e con le capacità di stringere relazioni utili a tutelare i propri affari.